oggi entriamo in un tunnel, il tunnel carpale. Che cos'è la sindrome del tunnel carpale? Allora, la sindrome del tunnel carpale è una condizione patologica che colpisce talvolta i musicisti, gli strumentisti. Che cos'è il tunnel carpale? Il tunnel carpale è una struttura, è uno spazio che si forma al di sotto di questa zona, quindi diciamo all'inizio del carpo, che è questa parte della mano, e diciamo divide il carpo dal polso, diciamo in questa zona passano sotto questo legamento che si chiama legamento trasverso del carpo, passano i tendini che fanno flettere le dita e il polso e il carpo. Quindi cosa succede? È una zona che oltre ai tendini ospita anche i nervi che vanno a creare lo stimolo per la contrazione di alcuni muscoli e soprattutto la sensibilità della mano, di zone specifiche della mano. Tra questi nervi è presente il nervo mediano. Il nervo mediano è il nervo che dà la sensibilità in particolare al dito, pollice, indice, medio e metà dell'anulare nella parte diciamo del palmo della mano. Quando si crea una compressione a livello di questo legamento del trasverso, si può avere una stimolazione negativa sul nervo. La sindrome del tunnel carpale rappresenta una neuropatia da compressione, cioè una sofferenza del nervo dovuta a una compressione cronica in particolare. Ma a chi interessa soprattutto dei musicisti? Interessa soprattutto musicisti che hanno una grande necessità di utilizzare la flessione del polso, in particolare tutti le posizioni che hanno a che fare con le tastiere, ad esempio nei violinisti, violisti, tutti gli archi, dove c'è la necessità di creare una flessione abbastanza importante del polso, ma anche alcuni chitarristi, perché comunque nella chitarra e anche nel basso, in particolare il basso elettrico, abbiamo una necessità di mantenere una buona flessione a livello del polso. Quando si crea una sollecitazione anomala a livello del nervo mediano, si ha esattamente una proiezione di a volte dolore, a volte intorpidimento, quindi parestesie oppure dolore nelle zone periferiche, quindi dalla compressione in giù, ovvero queste tre dita, quindi pollice, indice, medio e sensibilità alterata anche in parte talvolta dell'anulare, un addormentamento che a volte può essere a riposo, a volte di notte, oppure talvolta abbiamo del dolore, oppure in casi in cui la compressione sia intensa o per un tempo prolungato, possiamo avere anche un deficit di prensione, quindi in particolare tra pollice indice e pollice medio. Quindi il prendere le cose diventa difficoltoso, ci cadono le cose dalle mani, diventa difficile controllare i movimenti fini, percepire la pressione sulle tastiere, sulle corde. Talvolta anche i pianisti soffrono di questa patologia. È molto importante inquadrare questa patologia. Cosa potete fare per valutare se nel dubbio, nel caso ci siano delle problematiche di formicolii alle dita, se è un problema di nervo mediano, di compressione rispetto ad altre cose? Intanto valutare con un medico specialista e soprattutto magari un ortopedico che si occupi in modo specifico di musicisti. Ci sono dei segni tipici che possono essere valutati anche in modo autonomo, ad esempio portando in questo modo il dorso delle due mani, creando un angolo di 90 gradi, talvolta questa posizione crea un dolore piuttosto importante a livello se presente, della compressione. Ma è molto importante farsi valutare, per cui ci sono degli esami specifici che sono l'elettroneurografia, l'elettromiografia, che sono praticamente la valutazione oggettiva di quanto questo nervo sia danneggiato, sia compresso e sia limitato nella sua trasmissione dello stimolo nervoso. Quindi la cosa più importante è farvi valutare. Esistono poi dei sintomi che possono essere simili, che colpiscono sempre queste dita, ma a volte in maniera meno specifica, che però derivano da altre problematiche in altre zone dell'avambraccio, in altre zone
della spalla, oppure a partenza da strutture neurologiche più a livello del tratto cervicale. Per ogni tipo di interessamento compressivo esistono metodiche manuali di mobilizzazione e di rieducazione che possono aiutare. Ovviamente bisogna valutare molto bene l'utilizzo dello strumento, perché se la causa della compressione è un'eccessiva flessione del polso, è importante, talvolta con risultati abbastanza facili da ottenere, cambiando l'assetto dello strumento si cambia l'angolo e si cambia assolutamente la compressione a livello del retinacolo, quindi di questo legamento. È importante però capire che molto spesso la sindrome del tunnel carpale è anche sensibile a situazioni chimiche all'interno del nostro corpo, a situazioni ormonali che non hanno a che fare strettamente con il cattivo utilizzo dello strumento. Magari uno suona benissimo per anni e poi a un certo punto vengono fuori questi formicolini. Si può valutare la rieducazione, si può valutare la mobilizzazione, le tecniche osteopatiche, le tecniche applicate ai nervi periferici, le mobilizzazioni dedicate proprio specificamente ai nervi periferici. Quando non si ottengono risultati, se c'è indicazione chirurgica, l'indicazione chirurgica porta alla resezione di questo legamento, quindi si taglia, si fa spazio e la compressione tendenzialmente smette, quindi in modo abbastanza immediato. Diventa importante poi occuparsi ovviamente della eventuale cicatrice, della cicatrice che tendenzialmente è abbastanza minuta e non crea dei particolari ingombri nella biomeccanica del polso, però siccome lo strumentista gli strumentisti fanno parte di una popolazione piuttosto particolare che hanno delle necessità specifiche, è importante trattare post chirurgia soprattutto l'eventuale aderenza cicatriziale e verificare che la mobilità grossolana del polso sia libera e soprattutto la mobilità fine nella tecnica musicale non sia perturbata in nessun modo. Per cui nel momento in cui vi trovate o doveste trovarvi in una presenza di formicolio sul pollice indice medio e talvolta l'anulare, in questo territorio formicolii possono essere derivati, causati da questa compressione del nervo mediano, quindi del tunnel carpale. Qualora ci sia una difficoltà di prensione, fatevi subito controllare da un ortopedico, da un neurologo, per verificare se questa sindrome c'è. Nel caso non ci sia necessità chirurgica, è utile la riabilitazione, è utile l'osteopatia, la manipolazione specifica di questo tratto. Nel caso di chirurgia è assolutamente fondamentale il trattamento post chirurgico per verificare la corretta biomeccanica e la non presenza di aderenze cicatriziali, anche fini, in una zona che per il musicista è assolutamente preziosa. Attenzione ai sintomi. Alla prossima!